Buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la visita di Carlo Cottarelli a Pescara. Manovra, reddito di cittadinanza, tasse e spread. Sono questi alcuni degli argomenti affrontati nella discussione tenutasi ieri pomeriggio proprio a Pescara nell'ambito del convegno dal titolo Rapporto tra Stati ed Enti, chi paga? Organizzato dal Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Pescara e dalla Adam Smith Society, il servizio di Alfredo Primante. Allora, prima di tutto noi siamo schiavi del debito, questo non c'è dubbio, il fatto che noi ogni mese dobbiamo vendere 35 miliardi di titoli di Stato sul mercato ci rende schiavi del debito, per questo io sono anni che dico che bisogna ridurre il debito pubblico, se lo facciamo gradualmente riusciamo a farlo senza fare macelleria sociale, senza fare troppa austerità. La Casa Italia è fragile, secondo l'ex commissario alla Spending Review e per un piccolo periodo di tempo anche premier incaricato dal presidente Mattarella, Carlo Cottarelli, oggi a capo dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani della Cattolica di Milano. Il governo, ha detto Cottarelli intervenendo a Pescara al convegno sul rapporto tra Stato ed enti, dovrebbe fare di più per irrobustire i conti pubblici. La manovra chiaramente è una manovra che aumenta il deficit nel prossimo anno e poi lo mantiene in leggera discesa in termini nominali e di rapporto al PIL. Ma in termini strutturali, cioè aggiustato per il ciclo economico, il deficit rimane fermo. Allora, in tutti i paesi europei c'è un reddito minimo garantito, quindi non è una cosa rivoluzionaria da questo punto di vista. Quello che però è un po' elevato è il livello, perché il rapporto tra il reddito di cittadinanza, come viene promesso attualmente, 780 euro, poi vedremo esattamente, e il reddito pro capite del paese è il più alto, sarebbe il più alto in Europa. È vero che non si può rifiutare più di due offerte di lavoro, ma i centri dell'occupazione devono offrirti il lavoro. Nessun pericolo imminente, secondo l'economista, a meno di un evento negativo. Lo spread non dovrebbe tornare sui livelli del 2011-2012, quando Berlusconi dovette dare le dimissioni e il governo venne affidato ai tecnici guidati da Mario Monti. Per Cottarelli, però, che recentemente incontrato il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente della BCE Draghi, in merito a come venga vista la situazione italiana nei mercati internazionali, restiamo vulnerabili a un peggioramento delle condizioni economiche mondiali che potrebbero portare l'Italia in recessione. Questa invece è la ricetta di Cottarelli. C'è la necessità ovviamente di stimolare la crescita, però io quello lo farei in un altro modo, lo farei attraverso cose tipo il taglio della burocrazia, che sono costi per le imprese, rendere la giustizia civile più veloce, che anche quello comporta costi per le imprese. Se c'è da ridurre le tasse cerchiamo di farlo, ma risparmiando sulla spesa. Guadagniamo competitività rispetto all'estero, riusciamo a crescere perché le esportazioni crescono di più. Secondo me quella è l'unica soluzione, l'unica strategia di crescita che funziona bene per l'Italia. Parliamo di politica adesso perché il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, si dimette per correre alle prossime elezioni regionali. Scendo in campo con volontà, determinazione, attenzione al territorio e portando in dote un'esperienza amministrativa che ha consentito di conseguire risultati importanti, ha detto l'ormai ex primo cittadino giuliese. Sarà l'attuale vice sindaca Nausicaa Cameli a guidare dunque l'amministrazione sino al prossimo 26 ottobre, data in cui le dimissioni, se non ritirate, diverranno irrevocabili. Ascoltiamo l'intervista proprio a Francesco Mastromauro. Ho rassegnato le dimissioni perché la legge regionale impone ai sindaci di farlo per mettere a disposizione della comunità progressista, civica e solidale di questa provincia la mia candidatura, così come mi è stato chiesto da questa comunità, ma anche da tanti amministratori locali che ringrazio. Mettere a disposizione alla fine del mio decennale impegno da sindaco di Giulianova la mia esperienza, ma non solo la mia esperienza, tutta quella squadra che con me esiste in questa città, in questa provincia,
che chiede discontinuità e unità attorno ad un progetto di rilancio di questo, di questa sensibilità che alberga nella nostra società, ma che non ha una rappresentazione politica all'altezza di confrontarsi con chi ha tradito l'impegno in questi anni. Cronaca adesso: aveva in casa armi e droga, in manette è finito a Pescara ieri un orvietano di 24 anni di origini pescaresi che aveva in casa una rivoltella Taurus modello 96 calibro 22 corredata da 70 cartucce, risultata peraltro rubata nel 2014. Gli agenti della squadra mobile della questura di Pescara hanno portato a termine il blitz in casa del giovane una volta raccolte indicazioni confidenziali sul possesso abusivo di armi e droga. Oltre alla pistola e al munizionamento, il giovane è stato trovato in possesso di 5 bustine di marijuana da circa un grammo ciascuna e di un bilancino di precisione. Per il 24enne, su disposizione del PM Marina Tommolini, che ha coordinato le indagini, è scattato l'arresto per i reati di ricettazione, possesso ingiustificato di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Restiamo a Pescara perché il Comune ha presentato il bando per l'assegnazione di immobili di proprietà dell'ente alle associazioni cittadine. È la prima volta nella storia dell'amministrazione di Pescara. Vediamo. Gli spazi pubblici di questo Comune vengono assegnati tramite un bando. Potrà sembrare normale, ma fino a ieri non era così. Questo risponde ad un'esigenza evidentemente di imparzialità, buon andamento, trasparenza. Io credo che in un'era in cui diciamo, i bisogni crescano, la risposta unica e possibile sia quella di garantire i diritti e noi in questo modo garantiamo parità delle armi a tutti, cioè tutti potranno partecipare ad un bando e alcuni, secondo i criteri che prevede appunto il bando stesso, risulteranno aggiudicatari di spazi pubblici. Per fare questo noi favoriamo percorsi di aggregazione fra le associazioni affinché ci si metta insieme per condividere degli spazi, usufruendo delle previsioni del regolamento comunale che determinano degli abbattimenti sui canoni, 65% la misura della riduzione massima consentita, ma comunque impongono all'amministrazione di garantire almeno la copertura del costo, nel senso che io non penso che la pubblica amministrazione debba lucrare sugli affitti, ma neanche ci debba perdere, perché poi se no è sempre la comunità che deve in qualche modo ripagare questo buco. Siamo contenti, lo pubblicizziamo, era un'attività in qualche modo illustrata anche nelle linee di mandato del sottoscritto e questo diviene un fatto e di questo siamo contenti. Stiamo parlando di 54 immobili suddivisi per diverse tipologie ed è un lavoro importante che arriva in porto dopo diciamo, il necessario battagliamento con le norme, con la burocrazia, con tutto quello che era necessario svolgere prima di arrivare a questo grande risultato. In Regione Abruzzo si è tenuto un tavolo istituzionale per discutere della messa in sicurezza della Cintarella, la strada delle Piane del Fucino che serve tra le altre cose il centro di telespazio. Intanto mercoledì prossimo, sempre in Regione, è in agenda un altro tavolo tecnico. Vediamo. Data l'importanza internazionale del sito, il livello di frequentazione, l'importanza strategica, quella infrastruttura debba avere una strada qualificata e adeguata al livello della infrastruttura. Questo è il nostro pensiero scritto in una deliberazione assunta all'ultimo Consiglio provinciale e in tal modo riteniamo di raccogliere l'attenzione del Governo e del Ministero delle Infrastrutture perché si decida a affrontare in maniera adeguata questo problema, perché non sia solo un problema provinciale, regionale o comunale, ma sia un problema statale. Il Governo ha già dato una risposta e una risposta l'ha data anche sul ponte sul Giovenco, che è un'altra problematica che la provincia ha affrontato ultimamente. Allora, il governo oggi ha le prese con tante vicende e anche fresco di esperienza, noi dobbiamo anche in qualche modo definire una scala di priorità, non possiamo immaginare che una,
una governance che si è insediata ora possa fronteggiare tutte le emergenze nazionali o regionali o provinciali. Noi dobbiamo affermare quali sono le priorità sulle quali debba essere impegnata la struttura del Ministero. Questa è una di quelle, sicuramente insieme a questa c'è il ponte di Bisegna, se non prima. Noi dobbiamo cercare anche di assumere delle decisioni che possono sembrare anche poco eque agli occhi della comunità provinciale, ma abbiamo questo obbligo, dobbiamo farlo, faremo con coraggio e lo stiamo facendo. Firmato questa mattina presso la sede dell'ARTA Abruzzo un protocollo di intesa con i vigili del fuoco di Teramo per l'effettuazione di controlli in mare lungo tutta la costa abruzzese. Vediamo. Io ringrazio moltissimo il Corpo dei Vigili del Fuoco ed in particolare il loro comandante, il ingegner Panzone, che ha voluto aderire per darci una mano in questa attività molto importante che noi facciamo per il controllo della qualità delle acque marine. Come lei diceva, interesserà l'intera costa abruzzese. Ci saranno circa 20 punti di prelievo, preleveremo mitili, in particolare cozze o altri animali di questo tipo e poi anche acque per stabilire, per studiare la qualità delle acque marine all'interno di un'attività stabilita dalla legge nazionale ed anche dalla regione Abruzzo con cui poi a nostra volta abbiamo un'altra convenzione. Lo scopo principale è quello di addivenire a cercare di comprendere, di capire qual è lo stato effettivo della qualità delle acque marine. I nostri dati poi saranno resi pubblici, trasmessi ad ISPRA e al Ministero dell'Ambiente che insieme a quelli delle altre regioni daranno il quadro completo della qualità delle acque e dello stato dell'ambiente per quanto riguarda la costa italiana. Quindi un'attività molto importante per ARTA, assolutamente necessaria e che senza il supporto dei vigili, perché il nostro organico non sono previsti sommozzatori che abbiano detto queste caratteristiche professionali e quindi loro daranno alla nostra nave, sulla nave Ermione, che è di nostra proprietà, il supporto tecnico principalmente per le immersioni. Questa importante convenzione firmata oggi a Pescara con l'ARTA evidenzia ancora una volta la grande professionalità degli uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in questo caso del Comando Provinciale di Teramo, sommozzatori che collaboreranno proprio con l'ARTA per questi prelievi. Queste professionalità tecniche molto elevate dell'ARTA in campo ambientale si uniscono con altrettante professionalità elevate in campo operativo, in questo caso nel settore subacqueo del Corpo Nazionale, non può che nascere e queste attività essere finalizzate a una certezza, una garanzia per il cittadino che l'ambiente marino venga veramente tutelato in tutte le sue forme. Inaugurata all'alberghiero De Cecco di Pescara l'Officina del Gusto con i nuovi laboratori di cucina dove si cimenteranno gli studenti. Oggi possiamo dire che abbiamo vinto una sfida straordinaria e grazie ad una vera e propria alleanza con la provincia di Pescara che ha condiviso pienamente l'obiettivo di dare a questa scuola nuovi e moderni laboratori di enogastronomia, sale e accoglienza turistica, oggi noi possiamo presentare alla città e offrire a tutta la popolazione studentesca anche di fuori regione una struttura moderna ed efficiente. In questo modo noi potremo garantire al meglio una formazione di eccellenza nelle professioni della ristorazione, della ricezione alberghiera e del turismo, che sono ormai gli asset strategici della nostra regione. I vecchi laboratori sono in funzione dal 1990, ma in realtà erano stati originariamente previsti come officine di meccanica per l'Istituto Professionale di Marzio, quindi erano sotto molti aspetti non adeguati alle esigenze di un moderno istituto alberghiero. Quella di oggi è una giornata importante per l'alberghiero, ma anche per ricordare il fondatore dell'alberghiero di Cecco, il primo preside Giuseppe D'Incecco. È una giornata importante e anche commovente. Sì, io sono veramente commossa per questo riconoscimento che è stato dato a papà, che amava questa creatura come fosse una parte della sua famiglia. E quindi il fatto di sapere che è un segno
di quello che lui ha fatto per questa scuola oggi viene concretizzato, a noi fa molto piacere. Questo era il suo intento, lui aveva avuto questa intuizione, questa lungimiranza, e già da allora, dai primi anni, ci furono i primi risultati. I ragazzi che avevano iniziato furono chiamati in tutte le parti d'Italia e del mondo per poter lavorare. Andiamo a Teramo adesso, perché è stata inaugurata ieri nelle sale dell'Arca in Largo San Matteo la mostra omaggio dedicata alle opere di Dante Cirillo, pittore e vignettista scomparso proprio a Teramo all'età di 91 anni nel settembre del 2013. Intervenuta anche la vedova, la signora Carmen. Vediamo. È un doveroso omaggio che Teramo Nostra, nell'ambito del premio di Venanzo, ha fatto a Dante Cirillo, un intellettuale, un artista teramano di alto livello. Ha dato tanto a livello artistico, non solo qui a Teramo, ma anche a livello nazionale, perché lui, come grafico vignettista, collaborò prima al mondo di Pannunzio, una scelta culturale laica ben precisa, e poi all'Espresso, a Settimo Giorno, a Epoca. È un artista molto schivo, che però era amato dai cittadini, i suoi concittadini. Non ha voluto mai lasciare Teramo. A lui ha frequentato da giovanissimo l'Accademia di Belle Arti a Roma, l'Università a Roma, però non ha mai lasciato la sua città. La mostra che Teramo Nostra dedica a Dante Cirillo è un omaggio all'artista, al direttore della Pinacoteca Civica di Teramo, al disegnatore, al vignettista, che con classe, fair play, che erano connotazioni del suo carattere, sa prendere in giro i suoi tempi, la sua realtà, la sua vita. Questa è la quinta iniziativa del 23° premio Gianni Di Venanzo. Io voglio ricordare i due concerti al Chiostro Madonna delle Grazie, al Teatro Romano, una mostra sul vecchio ospedale psichiatrico all'università, un'altra mostra su Hollywood 45-53 nel nostro ipogeo, e questa mostra importantissima dedicata a Dante Cirillo, un nostro grande vignettista, pittore, ceramista, che ha saputo illustrare con ironia e con grande bravura la vita della nostra nazione. Apriamo adesso la pagina di sport, partiamo ovviamente dalla Serie B, perché tra poco alle ore 15 scende in campo il Pescara per un match davvero d'altissima classifica contro il Benevento allo stadio Adriatico Cornacchi. Allora andiamo a vedere le formazioni che sono ufficiali delle due squadre. Partiamo con il Benevento: Pugioni, Antei e Di Chiara, Teglio, Viola e Maggio, Volta, Improta, Nocerino, Ricci e Asensio. Questa è la formazione di Cristian Bucchi, peraltro ex della partita. Nel Pescara invece non cambia il modulo, 4-3, Fiorillo tra i pali, difesa con Balzano a destra, Del Grosso a sinistra, Campagnaro e Gravillon coppia centrale, e poi a centrocampo ci sono Brugman, Memushai e Macin. In attacco torna sull'esterno Mancuso, perché gioca in mezzo Monachello insieme a Marras. Lo ricordiamo, sono out, oltre a Scognamiglio, anche Capone e Antonucci. Fischio d'inizio, come detto, alle ore 15, ma tra poco alle 14.30 spazio a Diretta Stadio con Andrea Costantini, con i suoi ospiti, e ovviamente Paolo Renzetti dallo stadio Adriatico Cornacchia, per seguire tutto quello che c'è da sapere di Pescara Benevento, collegamento pre-gara, poi il racconto della partita e le interviste, tutto rigorosamente in diretta, dunque 14.30, Diretta Stadio. Scendiamo adesso in Serie C, perché per il Teramo domani ci sarà la sfida complicatissima dello stadio Lino Turina di Salò contro la Feralpi, vera delusione di questo inizio di campionato nel girone B. Andiamo ad ascoltare le parole del tecnico biancorosso Zichella, che dice comunque contro la Feralpi sarà una gara bella da giocare. Perché mi fanno la domanda dell'esonero? Perché l'esonero fa parte del percorso di un allenatore,
L'esonero, se andiamo a vedere i vissuti di questa società, ce ne sono stati anche parecchi. E poi perché l'esonero, quando un allenatore non fa punti, la casa. Se devo dire la verità, io con Campitelli ho un ottimo rapporto fino ad oggi. Mi sento con lui tutti i giorni, ho un dialogo continuo, anche tecnico, c'è uno scambio continuo di opinioni, e quindi penso che al momento problemi non ci siano. No, questa invece è una partita bella da giocare contro una squadra importante, costruita per fare qualcosa di importante. Come l'ho vista io, penso che l'abbiate vista anche voi lunedì, singolarmente è una squadra forte. Come tutte le squadre hanno anche loro delle lacune, delle cose positive. Quindi in settimana abbiamo lavorato sulle loro cose positive per poterle eliminare e andare a colpire le loro lacune. Molte persone dicono che di natura sono un presuntuoso, però fa parte del nostro carattere. Io non temo nessuno, so della squadra che abbiamo, so dei nostri ragazzi, so cosa mi danno in allenamento, so le loro risposte in ogni singolo allenamento. E molti di voi vengono anche a vedere gli allenamenti sono sempre fatti ad alta intensità, a grande impegno, quindi io sono sempre molto fiducioso sulla prestazione dei ragazzi. A volte ci capita di fare bene, forse molto bene come a Bolzano, e a volte ci capita di fare male, molto male, come al secondo tempo col Gubbio, però penso che non siamo una squadra dove si possa pretendere 38 partite come sul Tirolo. Di contro, spero, anzi, mi arrabbierò tantissimo se facciamo 38 partite come abbiamo fatto il secondo tempo contro il Gubbio. Non so, tutte e due mi hanno fatto male, però devo dire una verità. A Salò non l'ho mai fatto io il secondo, ho sempre fatto il primo. E ho lavorato, penso, da 1 a 10, 3. Qua veramente per me, dietro le quinte, ho lavorato tantissimo, cioè ero proprio dispiaciuto di andare via, perché sapevo benissimo, cioè sapevo di aver dato tantissimo, ma non tanto sotto la qualità, perché quello non devo deciderla io e non sono io che do il giudizio sulla qualità del mio lavoro, però la quantità di lavoro è stata veramente tantissima. Una squadra che va a corrente un po' alternata, nel senso che se io ti chiedo, te la faccio la domanda a te, la squadra che abbiamo visto a Bolzano sembra una squadra dove ci si può sperare qualcosina in più. La squadra che abbiamo visto contro il Gubbio un po' di meno, quindi se facciamo una media diciamo che è una squadra che fino alla fine se la giocherà. E domani in Serie D altro doppio derby, allo stadio dei Marsi di Avezzano arriva la capolista Notaresco, mentre al Valle Anzuca ci sarà un derby tutto giallorosso tra il Francavilla, reduce dal pareggio esterno di Vasto di domenica scorsa, e il Giulianova, che invece ha battuto proprio l'Avezzano 7 giorni fa. Ascoltiamo le parole del tecnico del Francavilla, Paolo Racchini. Paolo Racchini, domani derby con il Giulianova in casa, facciamo un passo indietro perché il Francavilla perdeva 2-0 a Vasto, ha pareggiato. È una prova che questa squadra non solo gioca bene, perché lo dicono tutti, però sa anche soffrire. Sì, è andata sotto di due gol, la cosa che è piaciuta a me da allenatore è proprio che non si è buttata giù e comunque ha continuato a giocare, ha creato diverse situazioni importanti e poi alla fine pareggiato una partita importante. Milizia non c'è perché lo sappiamo, un problema al polpaccio, però rientrano due pedine importanti come Bedin e Cruz. Quanto e come arriva questa squadra alla gara? Sa bene se, come l'hai vista in settimana? Ma in settimana l'ho vista molto bene, come hai detto tu abbiamo recuperato tre giocatori importanti, ma io sono tranquillo nel senso che li vedo allenare tutti bene, con tanta intensità durante gli allenamenti, e quindi questo mi fa ben sperare per la partita con il Giulianova, che ovviamente sappiamo tutti che è una partita difficile. Ecco, il Giulianova era una delle neopromosse, quanto è difficile affrontare una squadra così esperta con un modulo, con il 3-5-2 gioca di solito Stallone, quanto è difficile una squadra che gioca bene al calcio come il Francavilla? Ma sarà molto difficile, noi li abbiamo anche affrontati in Coppa Italia e abbiamo trovato delle difficoltà, è una
una squadra che si chiude molto bene, si difende molto bene e poi ha davanti giocatori che comunque ti possono risolvere la partita, comunque come Di Paolo, come Tozzi Borsoi, ha un giocatore come Del Grosso che sulla fascia fa ancora cose importanti, quindi è una squadra da non sottovalutare perché sicuramente ci avrà filo la torcia. Ecco, le dicevi tu per chiudere, l'avete affrontato in Coppa Italia, quanto è cambiato, se è cambiato qualcosa da inizio stagione ad oggi, il Francavilla e il Giulianova? Ma la mia squadra è cresciuta sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto tattico e anche quello fisico, e quindi diciamo che rispetto a quella partita lì penso che dovremmo fare meglio, perché ripeto, con il Giulianova secondo me facemmo un primo tempo importante in Coppa Italia e poi nel secondo tempo un po' mentalmente, un po' fisicamente siamo calati, però ci voleva stare perché comunque eravamo ancora all'inizio. Adesso abbiamo ancora un mese di lavoro sulle gambe in più e quindi la condizione sicuramente è buona. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 termina qui, ma tra pochissimo alle 14.30 diretta stadio con Andrea Costantini e i suoi ospiti per vivere insieme Pescara-Benevento, big match del campionato di Serie B, e per seguire tutta la partita in diretta ovviamente con le interviste post gara dalla sala stampa dello stadio Adriatico Cornacchia. È tutto, il TG6 invece torna con la seconda edizione alle ore 19. Buon pomeriggio.